L'amore che Cristo ha per me si rende visibile, per esempio, nella vita dei santi. E molti hanno cambiato la loro vita, hanno invertito i loro progetti, hanno riscoperto la propria vocazione proprio leggendo e pensando all'esempio di alcuni santi. D'altronde, ogni vocazione nasce dal desiderio di assomigliare a qualcuno. E alla fine il desiderio, per esempio, di assomigliare a un santo piuttosto che ad un altro, ha in sé il desiderio unico, profondo, di assomigliare, di prendere a modello l'unico modello di santità che è appunto Gesù. Ignazio di Loyola era un giovane guerriero, soldato, amava la vita e quindi amava danzare, ballare. Durante l'assedio di Pamplona viene ferito in maniera piuttosto grave. Lui chiede al chirurgo di operarlo di nuovo, dopo essere stato già operato, perché doveva assolutamente riprendere, riconquistare l'uso delle arti, perché il suo desiderio era quello di tornare a danzare, di tornare ai suoi balli. Bene, durante la convalescenza si imbatte in un libro che si chiama La leggenda aurea, chiedo scusa, e qui legge la vita di Francesco d'Assisi, il suo itinerario di conversione, il suo amore per Cristo e Cristo e Madonna Povertà. Poi si imbatte nella vita di San Domenico di Guzman. Mano a mano che leggeva di queste storie, di questi esempi di vita di santi, del loro cammino, delle loro difficoltà, ma anche delle loro conquiste, nasceva sempre in lui di più il desiderio di fare qualcosa come loro. E Ignazio di Loyola è diventato il grande santo che oggi conosciamo, ha fondato la Compagnia di Gesù, meglio nota come i Gesuiti. Qualche tempo prima, un altro giovane legge e sa del martirio di cinque francescani nell'isola di Marrakesh. Bene, dopo questa riflessione, dopo questo confrontarsi con l'amore di questi cinque francescani, Antonio, che noi diciamo da Padova, ma di fatti è nato a Lisbona, Antonio da Padova entra, decide di entrare tra i francescani e diventa il celebre Sant'Antonio, diventa il celebre predicatore di cui noi siamo a conoscenza. Ecco, due esempi per dirci che l'esempio, appunto, il gioco di parole, che l'esempio dei santi è importante perché anche in noi nasca il coraggio cristiano della santità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.